Se volete acquistare crediti, passate da FIFA Coin Zone, sono veloci, sicuri e con ottimo prezzo. E con il codice coupon GIOVISPO otterrete 5% di sconto. Troverete il link qui sotto in descrizione. Salve a tutti ragazzi, belli e brutti, miei iscritti più utili, bentornati su GIOVISPO. Io sono GIOVISPO ed eccoci qui con il ritorno di questa rubrica su questo canale, ovvero i possibili giocatori IF del Team of the Week numero 7. Allora, inizio col dirvi che in questo episodio ci sono stati alcuni giocatori che hanno fatto doppiette. Infatti ci sono state almeno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 doppiette. Poi una tripletta e un addirittura 5 gol addirittura. Cioè assurdo, veramente assurdo. Vabbè. Come ben sapete, in questo sabato e domenica si è svolto anche il sabato, se non sbaglio, non mi ricordo quando si è svolto. Comunque si è svolto il derby Real Madrid-Barcellona. Cazzo, mamma mia. Il derby, il classico. Sicuramente da quella partita uscirà sicuramente un IF che vi dirò anche in questo video. Comunque, inizio. Il primo giocatore è Danilo Avelaro. Daniel Avelaro, non so come si dice, vabbè. 2 gol, una partita vinta 0 a 4 fuori casa dal Cagliari, quindi una versione IF che per me lui se la merita. Acerbi, difensore centrale, ha fatto un gol nella partita vinta 3 a 1 fuori casa dal Sassuolo, quindi difensore centrale che va a segno è un possibile IF secondo me. Gonzalo Higuaín, tripletta per lui, una vittoria sia a 2 del Napoli, davvero ottima prestazione con questi 3 gol di Higuaín che uscirà sicuramente. Scusate. Sono tornato indietro ad Acer. Sanchez ha fatto 2 gol, partita vinta 2-0 dall'Arsenal fuori casa. Quindi gli unici 2 gol segnati dall'Arsenal li ha fatti lui con una splendida doppia. Eto'o, quest'anno lo vediamo un po' così e così. Ha fatto 2 gol, la partita vinta 3-1 dall'Everton. Quindi 2 gol per un giocatore che viene considerato vecchio, tra virgolette, è ormai alquanto scadente, almeno dalla EA. Per me si meriterebbe questa versione in forma. Gentner, centrocampista, ha fatto 2 gol, una partita vinta 5 a 4, scusate, davvero in una partita 9 gol, cazzo, che è una partita di calcetto, veramente. Ha fatto 2 gol e dunque è un centrocampista più propenso alla fase difensiva, come si può notare dalle statistiche. Prossimo è Veraeg, terzino destro dell'Augsburg, se non erro, diciamo completo, ha fatto un gol, la partita vinta 2-0. L'ho inserito proprio perché era un difensore, un terzino destro che fa un gol, comunque pur sempre buono. Benatira ha fatto 2 gol, la partita vinta 3-0 dalla sua squadra, l'ERT BSC. Continuiamo, Naldo, dovrebbe uscire la sua seconda versione in forma perché ha già ricevuto una versione in forma. In questa versione sarà, secondo me, ancora più forte. Naturalmente, è normale. Ha fatto un gol e un assist, ragazzi, un gol e un assist con un difensore centrale. Secondo me contano molto, sono molto importanti, secondo me. Perché comunque un difensore centrale che fa un gol è raro, cioè non è rarissimo, però cazzo. Se fa anche un assist vuol dire che ha giocato bene quella partita e ha fatto muovere la squadra dalla difesa addirittura. Larivei ha fatto 2 gol, una partita vinta 3-0. Mi ha stupito, ho visto che aveva un'ottima forza fisica per essere un argento. Peccato però per la sua scarsa velocità, però anche un discreto tiro, dai. Pepe è il prossimo giocatore. Vi avevo detto che avrei inserito un giocatore del Real Madrid ed ecco, ho inserito Pepe, che ha fatto un gol, una partita vinta 3-1 dal Real Madrid contro il Barcellona. Ho inserito lui perché gli altri due non so chi è, non mi ricordo chi erano, mi sfugge di mente. Comunque Pepe è difensore centrale, come ho già detto, un gol per difensore centrale è alquanto, non è rarissimo, però è raro. Diciamo, non li vedo in tutte le partite un gol per difensore centrale. E quindi per me uscirà lui in forma. Il prossimo è Lucas, ha fatto 2 gol, una partita vinta 3-0 dal Paris Saint-Germain. Le ha fatte tutte e due su rigore, però sono sempre 2 gol, ragazzi. Anche se su rigore sono sempre 2 gol. Poi comunque da rigore bisogna mantenere una certa freddezza, una certa lucidità per non sbagliare il rigore. L'ultimo giocatore, il giocatore che vi avevo accennato poc'anzi, è colui che ha fatto 5 gol, cazzo, 5 gol. Non è finita qui, ha fatto anche un assist, una partita vinta 7 a 2.
ovvero fuori casa dalla sua squadra. Per me questo uscirà per forza, scusate ragazzi, ha fatto 5 gol, porca miseria, è normale. Dunque, ditemi voi, secondo voi, questi giocatori sono giusti? Usciranno nel prossimo team of the week? Cosa ne pensate? Avete altri giocatori da aggiungere? E dunque, commentate, aspetto i vostri commenti. Iscrivetevi al canale se siete già iscritti. Un pollice all'insù, naturalmente, per questo video, se vi è piaciuto. E ci vediamo alla prossima. Bye bye!